Ciao a tutti e benvenuti su Easy Italian. Io mi chiamo Davide e dietro il telefono Erika. Siamo nella bellissima città di Torino, un po' nuvolosa oggi, e siamo qui per chiedere alle persone che cosa pensano di Torino, quali associazioni mentali gli vengono in mente quando sentono il nome di questa città. Andiamo! Cosa vi viene in mente quando sentite Torino? Tante cose, tante serate in Piazza Vittorio, tanti concerti e tanti whisky. Sicuramente una città che ha tanti ricordi, nel senso che non so come dire, è una città secondo me piena di vita, una città piena di possibilità, ma nello stesso tempo una città tranquilla, nel senso che io personalmente sono innamorato di Torino e la vedo come la città migliore, proprio perché ha un suo, non so come dire, ha una sua... fascino, è compatta come città, nel senso che è grande ma nello stesso tempo è giusta per chi non vuole strafare. Esatto, non è una metropoli. Non è la metropoli che è Milano. Intima. Quando sento Torino mi dispiace che sia peggiorata così, è migliorata dalle Olimpiadi in poi per tantissime cose e adesso stanno cercando di distruggerla l'amministrazione comunale attuale. E che cosa non le piace di quello che sta facendo l'amministrazione? È l'amministrazione dei no, non si fa più niente, la TAV non si fa, le Olimpiadi le abbiamo perse, almeno non abbiamo neanche tentato di averle, tutte le iniziative che servirebbero a Torino per il suo sviluppo non si fanno. Buon cibo, buon vino, diverse culture, arte, storia e basta, per ora. E a me mi fa venire in mente che non c'è il mare, però c'è la montagna. È un'assenza importante, pesante. Sì, per me sì, però vabbè, ci sono tante cose, si mangia bene come giù, quindi c'è la montagna, a chi piace la montagna, la collina, insomma, una bella città da vivere. Savoia, rapina ai danni del sud. Non è molto contento del legame tra Torino e il sud. Hanno scavato sin da subito un solco portando via il meglio che c'era da portare via dal sud a danno del meridione e tutto a vantaggio del settentrione. Mi fa venire in mente i residui di una città imperiale sempre molto ricca, aristocratica. Mi fa venire in mente le automobili, la Juventus e il Gianduliotto. Toro, mole, spiritismo. Ok, perché ognuna di queste tre? Devi spiegarci adesso. Allora, toro perché c'è il Torino che è la squadra, mole perché è l'unica cosa che conosco, a parte piazza qua, e spiritismo perché mi hanno detto che qua c'è una concentrazione di... Di misteri, esatto, di quelle cose lì. Che cosa ti viene in mente quando pensi a Torino? Che è magica, romantica e misteriosa. Perché misteriosa? È una sensazione, non te lo so spiegare, però le luci della notte combinate ai palazzi, agli edifici storici, mi fanno venire in mente qualcosa di misterioso. Però c'è qualcosa di Torino che le piace molto nonostante piace gli sviluppi? Perché sono innamorato della mia città. Ha un luogo preferito di Torino? Io vengo ogni tanto a prendermi l'aperitivo da Mulassano. Un'ultima domanda, il vostro luogo preferito, se ne avete uno, a Torino? No. Sì. Io Piazza Vittorio, sì, assolutamente sì. Ho anche i Giardini Reali. Piazza Vittorio la sera è qualcosa di meraviglioso, ma anche tutti i posti in cui fanno concerti, come il Colosseo, ma anche Torino in generale durante il Jazz Festival è stata qualcosa di meraviglioso. Avete qualche luogo preferito qua a Torino? Il centro nella sua completezza, come può essere Piazza Vittorio, dove siamo adesso. Esatto. Oppure siamo stati al Quadrilatero, San Salvario, zone così, parchi. Sì, anche a me piace molto la zona centrale e anche molto il Valentino. È vero. Valentino, col borgo, carino.
Voi vivreste da qualche altra parte o non andreste mai? In Italia o all'estero? Ovunque. Io sono stato a Helsinki di recente. Quindi funzionano meglio le cose, sì, forse. Sì, però in Italia forse no. Tu sei di Torino? Sì. Nata e cresciuta? Nata e cresciuta a Torino. Di origini pugliesi, però sono nata e cresciuta a Torino. Vivresti mai in un'altra città? No, io poi abito proprio qui, in Piazza San Carlo, che trovo la piazza più bella, il salotto di Torino. No, penso sia la città in cui vorrei vivere comunque. Torino la vedo proprio come la mia città, io la porto nel cuore fin da quando sono bambino e non la cambierei, penso, con nessun'altra città, né in Italia né fuori. Grazie per aver visto questo video di Easy Italian, iscrivetevi e mettete like. E anche io ho un progetto per chi impara l'italiano che si chiama Podcast Italiano. Abbiamo fatto un video della città di Torino sul mio canale, quindi se volete vederlo cliccate qua da qualche parte. E detto questo, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!